Della vita contadina, anche da cui proviene Rosa. In siciliano significa capita e diciamo che un po' i nostri incontri fra me e Alessia sono capitati nel corso degli anni al Conservatorio di Firenze, facendo un percorso comune all'epoca nella musica barocca e nella musica classica. Abbiamo suonato e diciamo avuto concerti insieme su quel repertorio. Poi ci siamo persi un po' di vista, ognuno ha avuto il suo percorso. All'epoca Alessia si era innamorata di Rosa, io non la conoscevo affatto, non conoscevo il personaggio, non conoscevo la cantautrice, non conoscevo minimamente il mondo che la Paristrelli aveva intorno e Alessia me l'ha raccontato e da lì un po' la sua Rosa è diventata anche la mia Rosa e quindi diciamo, questo è capitato che questo progetto adesso stasera sia di fronte a voi. Bene, devo stare in Sì. piatto basso. Piedi nudi in qualche modo è stata, tra virgolette, la vita di questa grande artista. Il nostro progetto parte appunto dall'essere scalzi, quindi dall'nudità di uno strumento come il clavicembalo, che non è un pianoforte, non ha le possibilità espressive, timbriche, come avete sentito, il pianoforte, quindi tutto quello che possiamo creare è un'atmosfera, una nuance, una sfumatura. Grazie.
Gracias.